Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM. No, dico, ne vogliamo parlare stamattina. Allora, sentite, io ho ospite qui al telefono una personalità della grande musica, blues, hai capito? Oh, il nostro amico Fabio Treves. Come stai, Fabio? Questa è la segreteria telefonica di Fabio Treves. Ciao, Carlo. Sei fortissimo. Come diceva Celentano. No, dicevo che per me è un piacere enorme essere al telefono, perché da anni il Salento rappresenta lo zoccolo duro della Treves Blues Band. Ma pensa non, te. Non si contano le bellissime serate. Copertino, Galatina, Galatone, Marina d'Ugento, Gallipoli, Morciano di Leuca, e quindi. Ma non sei venuto dalla parte dell'Adriatico, secondo me, ecco, Fabio. Il prossimo tour nel profondo sud, terra di blues, oltre che di ottime specialità dell'enogastronomia italiana. No, lo puoi dire forte, lo puoi dire. Sarà mia premura. Beh, io sono un estimatore, come potrei non esserlo, dopo anni e anni di frequentazioni nella patria del barocco più bello in Italia. Quindi, grazie, sai, quanto sei affettuoso, guarda. Quando si arriva dalle tue parti si respira non soltanto la voglia di blues, ma anche la voglia. Io personalmente avverto quella positività tipica della gente tosta del sud che ricorda un po' quella dei blues cantati dai grandi cantori del blues del passato, perché diciamo, la voglia di non omologarsi, la voglia di lottare, bravo, la voglia di rivolgersi sempre a. Sei uno spettacolo. Al meglio, ecco. Sei uno spettacolo. Giuro, guarda Fabio, mi posso anche permettere di darti del tu, perché sicuramente siamo sulla stessa linea d'onda, probabilmente. Noi ci cozzeremo perché abbiamo gli stessi gusti. Tu suoni l'armonica a bocca, è vero? E tu? Io invece... Che sei disgraziato? No, lo sapevo, io immagino. Senti, piuttosto parliamo un po' di te, dai, perché io voglio sapere un po' di cose sul tuo conto. Allora, parto io domandi tu? Lo so che sei un portavoce del verbo blues, io lo so. Ecco, il blues che è diretto nelle grandi platee, no? Dove c'è veramente grande voglia di stare bene, perché il blues fa stare bene. Il blues è la musica che unisce, il blues è la musica che ha dato origine a rock and roll, rhythm and blues, al jazz, al pop, e quindi è una musica universale, un linguaggio, e rappresenta proprio le radici della buona musica. Tu sei il Puma di Lambrate, quanto è vero, quanto è vero che sei stato un po' in giro e hai prestato la tua professionalità anche per grandi nomi della musica italiana, vero? Sì, questo è un piacere ricordare che ho suonato con Celentano, con Branduardi, con Finardi, con J-Ax, con cabarettisti come Sergio Sgrilli, Flavio Reglio. Ecco. Quindi fa piacere essere stato chiamato da questi musicisti. Anche con Shapiro, no? Baccini. Con Shapiro, come no? Quindi essere riuscito a portare il mio strumento, l'armonica a bocca, dischi che non sono propriamente di blues, però ma tu adesso aspetta, perché adesso mi devi fare un pezzettino, vai, dopo parliamo. Senti, ma come è nata sta passione per l'armonica, che è uno strumento particolare? Sono gli anni 60, in Italia arrivavano i dischi e i cantanti d'oltremanica, e molti di queste band che allora
in maniera molto razzista e spregiativa, si chiamavano i cappelloni, no? Sì. I gruppi beat cappelloni, il molti beat, di questi vero. Utilizzavano l'armonica esattamente come veniva utilizzata poi dai Beatles, dai Rolling Stones, da Bob Dylan. Sì. E io mi sono affascinato e mi sono avvicinato a questo piccolo grande strumento, che è lo strumento principe del blues, e da allora non l'ho più mollato e mi sono... diciamo, mi sono veramente innamorato di questo strumento, sono un autodidatta. Sei un non autodidatta? Non ho seguito corsi o altro. Ma pensate, e quindi ormai fa parte della mia vita, me lo porto in giro sempre. Ce l'hai nel sangue? Sì, ce l'ho nel sangue, ce l'ho sotto il cuscino, ce l'ho nella giacca. Nella giacca che indosso, ce l'ho sempre con me e devo dire che mi porta fortuna, perché io chiudo gli occhi e mi vengono in mente quelle situazioni che tante volte abbiamo visto nei film e nei telefilm, gli inseguimenti, il treno, lo sferragliare della locomotiva. Assolutamente. No, è pazzesco. No, guarda, aspetta, allora tu sei prenotato già. Piego, una cosa, noi la facciamo. Che, allora, teniamo conto che il nostro portavoce, il portavoce di RDM Comunicazione, che è Lucilla Corioni, non so se ho detto completamente, insomma, bene quello che lei fa. Tu non immagini che cosa combina Lucilla Corioni attraverso i suoi ganci, i suoi contatti, eccetera. È una tra le più rinomate donne che pubblicizza i gruppi, eccetera. È una cosa pazzesca quello che fa questa donna. Comunque, dietro ogni bella avventura di un uomo, di una band di uomini, c'è sempre una donna. Io non è che voglio fare delle violinate, però è sempre così, perché la capacità organizzativa e la capacità di riuscire a far quadrare i conti, le cose, i contatti, sono quasi sempre delle donne, senza le quali noi maschietti non riusciremmo neanche a spostare una via. Purtroppo è così. No, altro che purtroppo. Ben venga. Oltre al fatto che il mio slogan, in occasione di tanti spiacevoli episodi, chiama il blues, non maltratta le donne, o meglio, chiama il blues, rispetta le donne. È giusto questa cosa qua ribadirla giorno dopo giorno, perché purtroppo c'è un ritorno di questa cultura maschilista, di questa cultura brutta. Invece niente, bisogna dirlo, bisogna ribadirlo, e questo facendo anche riferimento alle tante donne del blues che hanno reso grande e immortale questa musica. Bessie Smith, Janis Joplin, Aretha Franklin, eccetera. Quanti ne vogliamo dire? Scusami, B.B. King lo vogliamo citare? Chi? B.B. King? B.B. King, sì, si stava parlando di donne però. Travis Bruce Band, mamma mia! Confusion, questo si chiama. Questo sto pezzo è fortissimo, guarda. Pronto, sento poco, intanto va via la voce. Comunque ho detto che questo pezzo è bellissimo, si chiama Confusion. Che pezzo, è un pezzo molto vecchio, cioè abbastanza vecchiotto, scritto e fatto. Perché poi sai, nel mio caso io ho sempre privilegiato l'aspetto live che non l'aspetto da studio. Però devo dire che qualche cosa mi è venuta bene. Senti, Fabio, vorrei sapere se ti proponessero, per esempio, di andare a Sanremo. Sì, ma io sono già stato a Sanremo. Quest'anno. Io sono stato a Sanremo nella bellezza di 43 anni fa. Pensa. Correva l'anno 1973 e facevo il coro di Fausto Leali. L'amico Fausto Leali, che proponeva un pezzo pacifista con un grande coro. Sì. E in questo coro pensate che c'erano i fratelli Belloni, c'era Eugenio Finardi, c'era
Alberto Camerini, tutte persone, musicisti che avrebbero fatto successo poi negli anni a seguire. Stiamo parlando di 40 anni però, 40 anni fa. Insomma. Sì. Ma se me lo proponessero adesso, se ci fosse un bel pezzo che di blues, sì. Magari di blues in italiano, cantato da qualcuno che io potrei accompagnare con l'armonica, ci andresti. Cioè la cosa importante è la coerenza, di andare a fare la figura del qua qua non mi andrebbe, però un pezzo può essere bello all'inizio e essere ancora più bello interpretato nella maniera giusta, quindi non avrei nessun problema. Parliamo dei tuoi compagni d'avventura, Gariazzo e Serra. Sì. Che fanno loro? Vi volete tanto bene? Loro sono due musicisti della provincia di Biella, sì. Quindi ogni volta è un problema per le prove, per gli spostamenti, però certo. Ormai suoniamo assieme da più di 20 anni. E quindi? Sono due ottimi chitarristi, certo. Richiestissimi nell'ambiente. Tutti e due ottimi maestri di musica, a differenza del sottoscritto, e fa piacere averli nella band, perché danno veramente un qualcosa in più. Sono dei musicisti che ogni volta che incontrano degli artisti americani ricevono tanti complimenti, e quindi questo fa piacere anche a me. Sì. E sono quelli che poi mi hanno accompagnato nei famosi concerti nel profondo sud, nella provincia di Lecce. Ecco, vedi, Snow Town Blues, ti dice niente, ti dice? È un bellissimo brano che mi ricorda l'incontro, sì. con Chuck Leavell, ecco. che da tanti anni è il tastierista dei Rolling Stone, ed è un brano che abbiamo presentato ad hoc, quella bella trasmissione di Renzo Arbore. E poi dopo l'abbiamo suonato anche al Festival Blues di Pistoia, sempre nel 1988. Ed è uno dei brani che ne sentiamo un frammento, sentiamo. Ok. Forza, organizzarvi un concerto qui. Io. No, scusate. No, io lo prometto un po' a tutti, però stavolta, cara Lucilla, teniamo conto, tra tutti gli artisti, di mettere in cima questo spettacolino della Treves Blues Band, che è una spettacolone. Che spettacolino, spettacolone! Non sei modesto allora, adesso. Immaginavo che tu lo dicessi, guarda. Purtroppo, come dico spesso a tanti fans, sì. Della provincia di Lecce, sì. I chilometri ci dividono e la passione ci unisce. Però effettivamente sì. Arrivare giù nel Salento non è una cosa semplicissima, però mai io. Dire mai e mai mettere limiti alla provvidenza. Sì, quindi... ma te la organizzo io la spedizione, ma che cosa vuoi, dai? Uno strumentino così, che mica è ingombrante, te fa viaggiare comodo il tuo strumento, eh? Vabbè. È vero o no? Senti, pronto? Ce l'hai, ecco, vedi, io ci sono. Senti, ce l'hai a portata di mano? Mi fai una, che so, una solo, una cosa che so da abbinare, ma nuova però, non mi fare cose vecchie. Allora. Will the circle be unbroken?
by and by, and by, oh by. It's a better, oh my lady. It's a line, oh, it's a duck. No, 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 no. Che forte, bravo, bravo. Fammi fare un applauso. Sei grande, Fabio. Sei grande. Me l'hanno detto. Ecco, io adesso svelo tutti i segreti, perché appena hanno saputo che avevo il collegamento Fabio Treves, mi hanno detto: guarda, attenzione che è un grande giocherellone, attenzione che no, immaginavo che tu potessi sovrastare la mia conduzione. Invece invece sei stato molto molto vicino anche alle risposte che io insomma in un certo qual modo immaginavo che tu insomma potessi darmi. Va bene, senti Fabio, allora il futuro che cosa ci dice? Cioè stiamo preparando qualche cosa? Allora, il futuro dice innanzitutto che io mi auguro di andare avanti ancora tanti, tanti, tanti anni. Assolutamente. E quindi il mio augurio è che la salute sia sempre dalla mia parte e che mi possa aiutare ad andare in giro con la band, che questa è la cosa più importante. Anche perché io non l'ho detto, però lo sottolineo ancora una volta che a 67 anni le cose che fai non sono come quando ne avevi 20 o 30. Certo. Sarà una banalità, però di fatto è così. Certo. E poi ci sono tante cose che ho in mente, però per scaramanzia non le dico, come quello che è successo qualche mese fa, quando abbiamo avuto la fortuna di aprire 4 concerti italiani dei Deep Purple, che sono il mio gruppo preferito da tanti anni. E anche quella lì solo il tuo, dici? Solo il tuo? Solo il tuo preferito? Solo il tuo, dici? Sì, il mio gruppo preferito, uno dei miei gruppi preferiti da tanti anni. Ma anche il mio? Sono partiti negli anni 60. Sono venuti a farsi complimenti nel camerino e sono persone straordinarie. Ma chi, Blackmore? Chi è venuto? È venuto Ricci? Blackmore? No. Erano i Deep Purple attuali, con Ian Gillan, Ian Pace alla batteria, Roger Glover al basso. Insomma, è stata una gran bella esperienza. Mi fa venire i brividi, Quindi... Lo sai che organizziamo... Ne ho fatte tante di cose, quindi... Ho suonato con Frank Zappa, ho fatto dischi con persone che non mi sarei mai immaginato di conoscere. E quindi mai mettere limiti al blues, alla forza del blues, e speriamo nel futuro di fare ancora tante di queste belle esperienze. Sei un grande, davvero sei. Grazie. Senti, volevo dirti, apri i concerti della musica rock dei Deep Purple, però tieni presente che insomma noi stiamo organizzando una cosa bellissima nelle campagne del Salento, tra gli ulivi, un po' di musicoterapia tra gli ulivi del Salento, perché l'entroterra tu non lo conosci, l'entroterra salentino, e stiamo facendo un festival del rock alla grande, quasi internazionale, sì, lo stiamo facendo. Già in parte già abbiamo dato delle notizie sulle maggiori testate giornalistiche, naturalmente ha curato tutto la nostra brava Lucilla Corioni, e l'evento si chiama è titolato proprio Rock Music Between of Nature 0.16, naturalmente la musicoterapia tra gli ulivi, bellissimo, una cosa bella, molto bella. Allora, tra l'altro la musica terapia è una di quelle di quei momenti in cui veramente soltanto un certo tipo di musica riesce ad avvicinare e a curare tra virgolette determinate cose. Bravo, perché altro tipo di musica non ha gli stessi effetti taumaturgici di che ha
che ha un certo tipo di musica. Adesso non voglio stare qui a fare polemiche o altro, però fa piacere. D'altronde, sai, non è che esiste soltanto il blues come buona musica, e quindi il mio augurio è che veramente la musica possa servire a guarire, aiutare, e benvengano tutte le musiche che portano pace e serenità. Questa è la cosa che penso. Assolutamente, sono d'accordo con te, e credo proprio che tu debba essere inserito nella nostra, nel nostro elenco dei gruppi di fiducia, e credo pure che ci interesseremo anche per averti professionalmente qui in Salento, naturalmente. La cosa importante è non perdersi di vista, sentirsi. Bravo. Io magari ti manderò, se ci sono altri brani nuovi, altre iniziative nuove. Assolutamente. Noi, nel frattempo salutami tutti gli amici. Con molto piacere lo farò. Lasciatemi un po' di tarallini col finocchietto e peperoncino. Mamma mia, mi raccomando. Che mal di stomaco che mi fa venire. Mi viene la bava alla bocca, mi viene. E speriamo di vederci presto, come si dice. Assolutamente, io ci tengo tanto e spero che questo possa avvenire quanto prima possibile. Naturalmente ricordiamo l'indirizzo del tuo sito, se vogliono venirti a vedere, a trovare, cercare, eccetera. TrevesBluesBand.com TrevesBluesBand.com. Tu, attraverso il nostro contatto, Lucilla Corioni, ci farai sapere delle tue scorribande, e naturalmente noi ci terremo informati e ti terremo informato nel caso in cui dovesse... Grazie di questa telefonata. Noi siamo... Dai, bravo. Grande Fabio Treves. Ciao, grazie. Noi chiudiamo con questo pezzo bellissimo, si chiama Heaven in Hell. Grazie. Vivila. IRDM.